Sono due le donne che la liturgia della parola di oggi ci presenta. Una, Susanna, la donna condannata ingiustamente di essere trovata in flagrante adulterio. E poi Daniele svela, smaschera l'insidia dei due anziani, mentre l'altra nel Vangelo è la donna che realmente si trova ad essere sorpresa in flagrante adulterio. Solo il Vangelo ci dona una novità. Mentre la prima donna era nel giusto, la seconda in realtà è nel peccato. Ma non esiste peccato. Non esiste fragilità, non esiste debolezza che non sia avvolta dalla misericordia di Dio, perché l'amore di Dio è più grande del nostro peccato, la sua misericordia supera le nostre aspettative e il nostro modo di intendere. E che allora il messaggio grande è che la misericordia è più forte di qualunque grande peccato ciascuno di noi possa aver compiuto. Che il Signore ci doni di accogliere la gioia della sua misericordia infinita. Buona missione.